D'accordissimo, e credo che sia d'accordo anche Massimo Castelli, che ho visto, sindaco di Cerinale e coordinatore ANCI Piccoli Comuni, vero Massimo? Questa dimensione metromontana ci permette di uscire dall'isolamento anche nelle mobilitazioni, giusto? Guarda, siamo tutti ormai addetti ai lavori da tanti anni. Saluto con piacere Lido, che vedo, che me lo ricordo giovane, e che si discuteva, allora si discuteva della legge 97 del 94. Ti ricordi Lido? Io ero un giovanissimo amministratore. Sono passati 28 anni, per cui traguarderemo a breve un altro progetto di legge sulla montagna. Però mi viene da dire una cosa, poi è venerdì 17, sono abbastanza crudo e diretto naturalmente, non voglio essere felpato oggi. Cioè noi possiamo raccontarcela come vogliamo, ma se la politica, intesa nell'arco costituzionale, assume la dimensione dello spopolamento e della marginalità come elemento di politica nazionale da affrontare, nell'arco dei prossimi 30 anni, ci raccontiamo fregnacce, perché se noi benissimo avremo un PNRR con una sbornia di interventi strutturali, avremo le più belle scuole del mondo, antisismiche, perfette, e i bambini? E il lavoro? Io avrò delle piazze spettacolari a LED, e quant'altro, e chi ci viene e chi ci sta. Per cui il tema è di capire come coniugare gli investimenti strutturali con la capacità di creare le condizioni per portare lavoro e famiglie. Perché se no rischiamo di farvi, mi viene da dire, sono anche cinico, ma per chi li facciamo questi investimenti? Abbiamo l'esempio delle Marche, abbiamo i comuni terremotati, le popolazioni andate sulla costa, che non tornano più nell'entroterra nonostante gli stiano ricostruendo le case. Perché la vita è più semplice sulla costa, perché si trova più lavoro, perché i bambini per andare a scuola attraversano la strada. Allora, se noi non ci poniamo il tema, l'orizzonte di capire che dobbiamo invertire questo trend, che non può essere solo legato agli investimenti strutturali, non ce ne saltiamo fuori. Io vedo con piacere la mia assessora regionale, che saluto, che di concreto cosa si fa? Contributi alla residenzialità, voi trasferiti in montagna, bene, ti diamo dei soldi. Un bando per le imprese perché vadano a reinvestire lì. Allora il tema, lo dico e poi banalmente dico, io i 100 milioni di euro della legge sulla montagna la vorrei tutta sulla fiscalità di vantaggio, non vorrei un centesimo come comune. Non lo vorrei, perché come ti dico il problema è questo. Adesso si è discusso, anche lì si è sborniato di deleghe fiscali, di incentivi e quant'altro. Nessuno si preoccupa che una famiglia che nasce nel mio comune, oltre all'IRPEF, che gli deriva dal suo reddito, paga una valangata di tasse indirette per andare a lavorare sul costo della benzina, per riscaldarsi, per avere un altro, cioè per avere le pari diritti costituzionali, gli costa di più vivere. Per cui non, io sono stufa anche di parlare di fiscalità di vantaggio, chiamiamola fiscalità di equità. Allora, poi non voglio rubare tempo. Il tema è che noi dobbiamo pensare veramente a delle politiche di coesione che tengano insieme le aree metropolitane, le città medie e le aree interne, le aree marginali, con un progetto di paese che non c'è. Sono progetti settoriali. Città metropolitane, facciamo questo. Quell'altro facciamo questo, quell'altro facciamo lì e nessuno si parla. Ma può essere? È chiaro che quelli che sono gli ultimi della fila, che siamo noi, abbiamo diritti costituzionali non garantiti. Questo è il tema. Allora, a me mi sconcerta, perché dico, se prendiamo la legge della montagna, che allora voleva togliere il registratore di cassa, cosa mai che non si fece mai, parlava di fiscalità di vantaggio in termini pratici di allora, ma quella legge è completamente inattuata. Allora il tema è di capire questo, veramente dove vogliamo andare, la legge sui piccoli comuni, tantissimi bellissimi provvedimenti, ma poi se dietro non c'è un'azione politica forte, io in tutti i dibattiti televisivi, e anche nel PNRR, io la parola territorio, montagna, difficoltà la vedo pochissima.
La vedo pochissima. No, queste parole non sono nel dibattito della politica nazionale. Allora, finché queste parole non le sentiremo a Valla Rocca ormai o qualche altra trasmissione che si discute di questo, cioè nel senso di dire che questo diventi un problema del mondo. Perché è un problema del mondo? Perché ci dicono i dati alla mano che al 2050 l'80% della popolazione mondiale vivrà intorno alle grandi città. Allora, se questo non viene vissuto come un problema, e tutto il resto, io dico dal mio punto di vista, i nostri territori come un'opportunità, mi sembra un dialogo tra sordi dove discutiamo di grandi investimenti, di bellissime strade, di bellissime scuole, ma non avremo né i bambini né le auto, poi non so se i cinghiali prenderanno le patenti perché saranno gli unici che poi alla fine dovranno trascorrere e passarci. Allora, l'impegno importante di questi tavoli, tutti questi tavoli, di fare una lobby positiva. Vedo Aldo Bodoni, vedo tanti amici che su questi temi discutono, ma veramente vogliamo far capire dove vogliamo andare, perché semmai preferisco una politica cinica che dico: ragazzi, trasferitevi, parlo del mio territorio, a 30, a 20 chilometri della città capoluogo, facciamo la città satellite come hanno fatto all'Aquila dopo il terremoto, e fine del ragionamento, fine del ragionamento. Ma non raccontiamoci delle palle, perché poi alla fine nella pratica sono 30 anni, io ho fatto il presidente di comunità montana 15 anni fa, nella pratica cambia veramente poco, perché poi nelle politiche che contano siamo sempre ultimi e non siamo visti. Questa è una responsabilità della politica, è una responsabilità delle associazioni, è una responsabilità collettiva, ok? Che noi siamo come gli orsi bianchi, siamo in fase di estinzione. Ecco, allora il tema è di capire cosa possiamo fare per riportare questo tema nelle vere politiche nazionali, negli interventi che vanno direttamente alle famiglie, alle persone, alle attività. Perché semmai non c'è, se non garantiamo i servizi, i servizi fondamentali. Ricordo che nel mio territorio, come in tanti altri territori, non ci sono più medici di medicina generale. Come nelle isole, non, ho visto che a Ponza non ci va il ginecologo. No, scusa, il medico dei bambini. Ecco, allora il tema è questo. Come facciamo a diventare questi territori attrattivi veramente di spinta fondamentale per le politiche del futuro che vanno verso la green economy e soprattutto l'integrazione e un nuovo modello sociale che invece tende a emarginare nelle grandi periferie delle grandi città? Quando abbiamo 2 milioni di case non occupate nei nostri territori. Allora io mi interrogo su questo. Quando vedo politiche settoriali in uno suo pezzettino non mi convincono. Certo.